Chi di noi almeno una volta nella vita, dai, siamo onesti, non ha pensato mai alla fama, a diventare famoso, a diventare un VIP, oppure a vedere i soldi come la risoluzione di tantissimi problemi. Quindi dietro a questo velo di risoluzione di ogni problema, di manna dal cielo, notorietà, fama e denaro spesso non sono la soluzione ad ogni male. E badate bene, io non parlo di mali incurabili come quello di Jobs o come quello di Hawking. Bentornati alla psicologia e benvenuti a un nuovo video dove volevo parlare di 10 celebrità che non pensavi, ma in realtà che neanche io pensavo, avessero dei disagi psicologici. E non ne parlo per gossip, ma proprio perché loro, sotto i riflettori H24, non hanno avuto né paura né vergogna di dirlo, di lavorarci sopra. Anzi, alcuni di loro hanno portato avanti campagne di sensibilizzazione per togliere questo velo di pregiudizio, velo, questa maschera, questa coperta di pregiudizio e sfatando il tabù dello psicologo. Tra gli attori più amati del cinema hollywoodiano, ma nel cinema mondiale, Leonardo DiCaprio ha dovuto combattere per tanti anni, fin da quando era bambino, il disturbo ossessivo compulsivo. Durante le riprese del film The Aviator nel 2004, i sintomi hanno iniziato a peggiorare. Forse il portiere più famoso, della Juventus, della Serie A o della nazionale italiana non ha mai fatto segreto di quello che ha passato, definendolo un buco nero. E proprio di questo disagio tantissimi, in tantissimi ne soffrono, che siano VIP, personaggi noti o persone comuni come me. Personaggio che recentemente ha fatto parlare molto di sé, ma per tutte altre questioni, Sir Elton John ha sofferto per tantissimi anni di bulimia. E cercava e cercherà, spero, di portare avanti campagne di sensibilizzazione con il suo messaggio che aiuterebbe e dovrebbe aiutare tutte le persone che soffrono di questo disturbo a chiedere un sostegno. Dall'altra parte della medaglia c'è Cristina Ricci, che molti di voi magari se la ricorderanno come Mercoledì nella famiglia Adams. Ha sofferto in maniera grave e severa questa malattia per circa un anno e tuttora continua a ringraziare tutte le persone che le sono state vicine, l'hanno aiutata e l'hanno sostenuta in un periodo molto difficile della sua vita, con 300.000 pressioni da Hollywood. L'attrice che ormai ci ha lasciato da un paio d'anni, oltre ad avere un trascorso da uso e abuso di sostanze, Carrie Fisher ha sofferto per tantissimi anni di disturbo bipolare di secondo tipo. Questa diagnosi le venne fatta non da giovanissima, ma da molto giovane, a 24 anni, pensate. E solo a 28 anni ne prese consapevolezza e iniziò ad affrontarla, iniziò a combatterla. Anche lui, anche Mel Gibson, che nelle interviste, nei film, lo si vede sempre solare, felice, sorridente, tranquillo, anche lui soffre di disturbo bipolare, ma lui di primo tipo. Non a caso sui set, che sia attore o regista, Mel Gibson si rende protagonista di scatti di ira, furia, aggressività, rabbia, che ne hanno minato purtroppo nel corso del tempo la reputazione. Judy Garland, conosciuta ai più come la ragazzina Dorothy nel Mago di Oz, credo sia una delle attrici, uno dei personaggi che hanno avuto un passato tra i più tragici. Già a 14 anni Judy sviluppò una dipendenza da anfetamine, che le venivano prescritte dal suo medico curante, dal suo medico di base, perché? Per mantenere sotto controllo il suo peso, ma come vi ricordate era magrissima. E con le pressioni del medico, con le pressioni della famiglia, specialmente della madre, Judy non ce la fece più, scoppiò in un disturbo da dimorfismo corporeo. Forse tra questi personaggi molto famosi la Shields è quella un pochino meno più nota. Ancora secondo me molto affascinante e di buonissime prestazioni, l'attrice ha sofferto di depressione postpartum dopo aver dato alla luce la sua bellissima figlia nel lontano 2003. Cantante famosissimo, frontman dei Maroon 5, da tempo vive gli effetti di questa sua condizione. Proprio recentemente in Italia, qua a Radio DJ,
ha parlato dell'ADHD. Star di Deadpool e flop star di Lanterna Verde, sembra che Ryan Reynolds viva solo momenti di rilassatezza, felici, di gioia, sia durante le interviste, ma sia durante le riprese dei film. Tuttavia rivelò una durissima battaglia che ha fatto e fortunatamente vinto con ansia e insonnia, dicendo che fin da quando era molto 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 piccolo ha dovuto combattere fin da subito con questo senso di ansia generalizzato. Il disagio non è solo al di fuori di noi. Il disagio non ha una sola maschera, ma ha tante piccole sfumature e connotati diversi che denotano tutti un malessere non sempre visibile da noi, dal di fuori. Rifletteteci.